Dopo le celebrazioni per la festività liturgica della Natività di Maria, presieduta sabato scorso al Santuario del Mirteto ad Ortonovo dal Vicario Generale Monsignore Enrico Nutti e la Santa Messa al Santuario delle Grazie, trasmesso in diretta dalla nostra emittente domenica mattina, nel pomeriggio di ieri, solenne pontificale presieduto dal Vescovo diocesano Monsignor Luigi Ernesto Palletti al Santuario di Roverano, caro ai fedeli della Val di Vara e ai molti provenienti dalla vicina diocesi di Chiavari. A concelebrare i sacerdoti del vicariato, i sacerdoti nativi della zona e dal rettore del santuario Don Giorgio Rebecchi, che ha guidato l'intera giornata di preghiera. Nell'omelia il vescovo, commentando il Vangelo, ha ricordato come le verità sulla figura di Maria, sull'incarnazione del Signore, sull'accoglienza di Giuseppe debbano essere accolte con quell'atto di fede che è proprio loro hanno saputo guidarci con l'esempio. In questa festa della Natività di Maria ci venga proposto proprio il Vangelo invece del concepimento e dunque poi della nascita successiva del Signore Gesù e anche dell'accoglienza di tutto questo da parte di Giuseppe. Sì, perché Maria va accolta nella fede. Non è un fatto evidente. Il fatto evidente è che sia nata, ma il fatto che sia figlia di Dio è un atto di fede e che sia madre di Gesù è un atto di fede. E che sia la madre del nostro Redentore è un atto di fede. Ancora di più che Maria sia stata concepita senza il peccato d'originale è un atto di fede. Che Maria sia l'Immacolata Concezione è un atto di fede. Non possiamo sciogliere dalla luce della fede questo evento, altrimenti non ne riusciremmo a comprendere tutta la bellezza, tutta la potenza e anche tutto il dono che Dio pone in mezzo a noi attraverso di lei. In lei ci ha dato il Signore Gesù, in lei continua a darci il Signore Gesù, perché Maria non ha terminato il suo compito. È vero, come madre di Gesù lo ha messo alla luce e ce lo ha dato, ha vissuto la sua morte e la sua resurrezione, ma dal momento che anche madre nostra, ecco che continua a camminare con noi, a vegliare sul popolo di Dio, a nutrire le membra della Chiesa che siamo noi e a custodirci fedelmente come madre. Al termine della celebrazione, Monsignor Rebecchi ha voluto ringraziare le autorità presenti, a partire dal consigliere De Paoli in rappresentanza della Regione Liguria, i sindaci e quanti hanno collaborato alla buona riuscita della celebrazione mariana. La benedizione solenne del Vescovo Monsignor Palletti ha concluso la celebrazione eucaristica.